Eccomi tornata per portarvi con me in una settimana veramente pazzesca della mia vita in cui ho fatto cose nuove, conosciuto persone nuove, ho preso la patente e ho partecipato a un evento fighissimo. Buona visione! Lunedì iniziamo con un bel workout. Sono veramente distrutta. Questa mattina non ho ancora avuto il tempo di aggiornarvi perché ho fatto un miliardo di cose, o meglio, più che un miliardo di cose, sono stata impegnata comunque tutto il tempo in due cose. Uno, il workout, il primo della settimana, gambe e glutei, come sapete se avete visto il weekly di settimana scorsa, che era la workout challenge. Poi da questa settimana, sempre se avete visto il weekly di settimana scorsa, mi sembra di averlo detto, inizio a studiare seriamente per la sessione estiva e ve l'ho detto anche su Instagram nelle stories, tra l'altro lì vi aggiorno praticamente quotidianamente. E quindi ho studiato inglese, in realtà sono arrivata in ritardo sulla tabella di marcia e poi dovrò continuare più tardi quando ho un buco libero perché ho la giornata pienissima, proprio pianificata da quando mi sono svegliata a quando vado a dormire. Spero di magari fare qualcosa più velocemente di quanto previsto, così da avere dei minuti liberi per finire il mio studio. E ora sto preparando da mangiare, che poi che preparazione, ho semplicemente messo il passato di verdura in questa pentola e ora lo vado a cuocere, a sciogliere. Tra l'altro sono ancora più contenta di quanto lo sarei normalmente di essere riuscita a riempire la mia mattinata perché stamattina mi sono svegliata veramente male. Avevo quello che io chiamo il disturbo all'occhio, in realtà non so quale sia il termine scientifico, ma inizio a vedere sfocato e mi viene un mal di testa atroce. Fortunatamente non è durato tanto, ma ci sono momenti, giorni in cui mi dura tantissimo, praticamente tutta la giornata. Probabilmente non vorrei dire una cavolata, ma il workout ha aiutato, mi era passato un pochino, avevo anche preso le medicine e poi però col workout mi sono sentita anche meglio a livello di testa perché di solito questo mal di testa mi dura finché non dormo, però sembra passato. Incrociamo le dita. Mi risiedo e mi riposo un attimo, praticamente solo ora. Questa giornata sono stata una trottola, sono riuscita a stampare la dispensa di economia che era caricata sul sito dell'università e appunto dovevo trovare dove far stampare perché sono 240 pagine e sarebbe stato impossibile farlo a casa mia, la mia stampante si sarebbe inceppata e sarebbe praticamente esplosa. Ce l'ho fatta anche perché domani sulla mia tabella di marcia devo studiare proprio economia aziendale e a proposito di ciò, visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto quando ve l'ho anticipato, ho organizzato il mio studio per la sessione in un modo un po' particolare. Non so se funzionerà, è un altro esperimento che farò e soprattutto funzionerà solo nel momento in cui effettivamente sarò in grado di seguirlo per filo e per segno. Ogni giorno dovrei studiare una materia diversa, un pezzettino di una materia diversa. Non è tanto quotidianamente, è solo il fatto di ritagliarmi quel tempo che ultimamente non ho. Questa settimana poi ancora meno, ma sarà pienissima di cose veramente belle. Ho ricevuto anche un invito a un evento dove spero di riuscire ad andare a incastrare tutto perché mi piacerebbe veramente tanto parteciparvi. E vediamo un po' come riesco a gestirmi. Ho una lista di impegni che non posso farvi vedere perché altrimenti sarebbero spoiler su spoiler, ma che mi mette un po' di angoscia, allo stesso tempo sono emozionatissima. Adesso ritorno a studiare inglese e a fare gli esercizi. Passiamo a mercoledì. Oggi sto andando con Lisa e Carol a fare colazione, anche se io ne ho già fatta una a casa, farò la seconda in un posto bellissimo, tra l'altro. Carica, perché abbiamo affrontato la giornata. Prendi possesso del vlog. E abbiamo preso anche questo Maritozzi che tu non hai provato? No. Non era nessuna di noi, però ci ispirava poco e era
diventa molto live. Ecco. Adesso riprendiamo per fare l'assaggio in diretta. Esplode. È la prima volta che mangiamo un maritotto. E Zoe lo sta ammazzando. Sì, no, infatti si sta proprio distruggendo. Scusa, vabbè, dov'è il maritozzo? Siciliano, okay. Penso, non lo so, okay, lo diciamo. Sai che esatto. Ah, dici? Wow. Wow, dai. Però, dopo tutto il casino mi sembrano quasi uguali. Vai, fai l'assaggio di quello che ti che vuoi. Più piccolo. Ah, c'è una cosa di pistacchio. Buono? Approvato. Dai. Sono tornata a casa, mi vedete fuori perché sono sul balcone, volevo mettermi a editare un pochino il vlog che state vedendo e anche il video che alla fine uscirà domani, cioè giovedì, al posto che mercoledì come al solito, perché oggi, come avete visto, sono stata tutta la mattina fuori insieme a Carol e Lisa, che tra l'altro sono state super carine, super simpatiche, e non vedo l'ora di rivederle, ma ci rivediamo presto, abbiamo già in mente un'altra cosa da fare insieme che vedrete tra l'altro in questo vlog perché è tra pochi giorni. Negli scorsi giorni sono stata un po' impegnata, infatti anche ieri non vi ho vloggato nessuna clip perché non c'era niente che fosse interessante da vedere, sono state tutte cose abbastanza noiose ma che dovevo fare. L'unica cosa un po' più carina che effettivamente ho portato a termine è stato il workout per la parte sopra, che è stato devastante, cioè non so perché, ma mi fanno sempre male, cioè anzi so perché, mi fanno sempre malissimo, comunque le sento belle tirate le spalle il giorno dopo. Adesso ho un paio d'ore perché poi devo andare a scuola guida a fare un'altra guida. Per farvi capire quanto caldo fa, sono addirittura in pantaloncini oltre che top perché non ce la facevo più a stare con il maglione. Stamattina io sono uscita con la sciarpa, volevo farvi notare questa cosa perché sembra che io sia passata praticamente in due posti del mondo differenti. Tra l'altro lasciate stare i capelli che sono un po' elettrici oggi, e sono scesa perché devo prendere dell'acqua perché ho mangiato tantissimo, per cui sono piena per almeno 3 ore, anche meno in realtà, però vabbè, ultimamente ho veramente fame. Però non ho bevuto tanto stamattina perché, essendo in giro, io non bevo tanto per evitare di poi dover andare continuamente in bagno, e mi farei anche un secondo caffè della giornata. E facciamo un salto a venerdì. One eternity later. Ragazzi, ce l'abbiamo! Abbiamo la patente. Più tardi vi spiego tutto perché ora sto per uscire a festeggiare insieme a mia mamma e mio fratello, ma vi assicuro è stata una giornata lunghissima e ho avuto ansia da praticamente ieri sera, poi mi sono svegliata con l'ansia, me la sono vissuta male, ma non così male come pensavo, e avevo più ansia di qualsiasi cosa io abbia sostenuto negli ultimi anni, l'università, la maturità addirittura, cioè questo esame mi ha messo una pressione addosso che non avete la minima idea, molto peggio del teorico, anche se prima di fare il teorico, sempre della patente ovviamente, io mi dicevo ok, passa questa, poi vedrai che andrà tutto bene, sarà una passeggiata. Che emozione! Mi sono messa a piangere, cioè sono salita in macchina di mia mamma che è venuta a prendermi e sono scoppiata a piangere. E davanti avevo la macchina con l'esaminatrice che doveva fare l'ultimo esame della giornata, per farvi capire quanto tardi sono poi arrivata nella sequenza dei candidati che dovevano effettivamente svolgere queste guide. Non ci posso credere, stasera guido io, posso dirlo. In questa luce soffusa, cosa ne pensi di io con la patente? Se no non ti porto al sushi. No. Cosa ti senti ora che ho preso la patente? Una
mosso perché era piccola con la mia bambina e adesso l'ho patente. Sabato ce la prendiamo con calma. Eccomi qui finalmente per raccontarvi come è andato il mio esame pratico e come ho preso la patente. Credetemi quando vi dico che non avrei mai pensato di dire queste parole perché avevo perso completamente le speranze e non vedevo l'ora di registrare queste clip. Infatti, se vi ricordate, e se mi seguite da così tanto tempo, io mi ero iscritta in autoscuola a settembre del 2020, appena compiuti i 18 anni, tipo il giorno dopo, io li compio il 3 settembre e sono andata il 4. Per una cosa o per l'altra un po' mi sono persa via, io devo ammetterlo, con la scuola, YouTube, ho dato priorità ad altro, un po' si è persa via la tua scuola, un po' anche per la situazione Covid è rallentata tutta la motorizzazione. Sono arrivata a fare il teorico a settembre / ottobre, ora non ricordo benissimo, del 2021. Com'è andata? Ieri non sono più riuscita a raccontarvelo perché ero esasperata, ormai avevo passato una giornata lunghissima e non avevo più le forze di fare niente. Infatti, tornata dal ristorante, mi sono buttata sul letto e sono crollata perché sono stata in autoscuola dalle 2:30 e ho fatto il mio esame alle 6:15, 6:30 e sono tornata a casa alle 7:30. Voi vi chiederete perché sei andata lì così prima? Perché me l'hanno chiesto, ma non ho ancora trovato una spiegazione al perché me l'abbiano chiesto. E l'esaminatrice, che ne aveva 9 da guardare, ha iniziato con il gruppo dell'altro istruttore della mia autoscuola, quindi noi saremmo comunque stati nel, diciamo, secondo turno, avremmo dovuto cambiare macchina, lei avrebbe dovuto controllare i documenti nostri e della macchina. Alla fine abbiamo iniziato alle 5, io ero la terza del mio gruppo, fortunatamente non la quarta, che sarebbe stata l'ultima di una lunghissima giornata anche per quella povera donna che ci esaminava, che tra l'altro è stata carinissima, io continuo a ripeterlo, lo ripeterò per sempre, sono stata fortunata. E salita in macchina, la prima cosa che ho fatto sono state le manovre, anzi ancora prima delle manovre mi ha fatto qualche domanda sui dispositivi della macchina. Poi ho fatto le manovre, un parcheggio a L, una retromarcia, un'inversione di marcia e poi ho dovuto fare il giro io, che non è stato un giro lunghissimo, almeno è durato come doveva durare, quindi dai 18 ai 20 minuti, però non mi è sembrato così lungo, anzi. E niente, è stato bellissimo, è un'emozione veramente incredibile. Ora posso andare in giro da sola, cioè non sono ancora salita in macchina da sola perché non ho una macchina che effettivamente posso guidare senza qualcuno a fianco, perché quella di mia mamma è guidabile solo con lei, e solo la consapevolezza di dire ok, volendo io posso guidare mi fa stare molto molto meglio di prima. E per finire in bellezza, domenica. Buona domenica! Oggi ho pensato, mentre mi stavo preparando, di raccontarvi che cosa farò, perché sarà una giornata bellissima. Però non so quanto tempo avrò prima di uscire di casa, quindi per non rischiare poi di non riuscire a dirvi niente e lasciarvi solo delle clip un po' anonime, eccomi qui per dirvi tutto. Praticamente sono stata invitata a questo evento che vi anticipavo già nel primo giorno di questo vlog, se non sbaglio, organizzato da Lisa, che è la ragazza che avete visto mercoledì, che siamo andate a fare colazione insieme, anche insieme a Carol, che ci sarà sempre a questo evento. E ci alleneremo insieme, perché lei è la ragazza di cui seguo i workouts, ma lo sapete se mi seguite su Instagram, perché lì, oltre a postare un sacco di cose sulla mia giornata e su di me, posto anche quando faccio workout e la taggo sempre, perché mi ci sto trovando veramente veramente bene e è l'unica che sta riuscendo a mantenermi motivata, perché mi sembra proprio di avere un'amica con cui allenarmi. E sono veramente curiosissima di vedere come ha allestito il tutto, perché a noi ha raccontato anche un po' i behind the scenes, si è impegnata tantissimo per curare tutto nei minimi dettagli, ha fatto un lavoro veramente grandissimo. Tra l'altro stamattina, per fare tutto con calma e per assicurarmi di non arrivare in ritardo, mi sono alzata un po' più presto di quanto di solito ci si alza la domenica mattina, anche se sapete che io adoro svegliarmi presto, quindi in realtà sono rare le volte in cui mi sveglio oltre le 7. Mi sono alzata alle 7, ma ho realizzato dopo
che infatti mi sembrava anche un po' duro il risveglio, sarebbero state le 6 perché questa notte è cambiata l'ora, quindi ho dormito meno di quel che avrei voluto, ma fa niente. Adesso arriva la parte difficile perché devo scegliere cosa mettermi, anche se comunque qualcosa di easy perché dovrò cambiarmi per allenarmi e poi ricambiarmi, quindi non voglio niente di troppo complicato. E il completo per il workout ce l'ho già in mente perché volevo utilizzare quello fucsia del colore di Our Fit Hub. Dopodiché devo preparare la borsa e uscire. Ho optato per questo outfit semplice ma d'effetto, soprattutto grazie al blazer di Zara che lo rende molto primaverile. Riprendi in mano il vlog anche oggi. Ok, allora oggi è domenica mattina e io dove vi ho portato? In palestra! Non ci finiremo mai più a quest'ora. Ecco, è stata un po' dura, poi oggi c'è anche il cambio dell'ora, però è una giornata speciale, un allenamento speciale, quindi ecco. Grazie mille per essere venuta. E a questo punto sei pronta per un bel gambe glutei? Ciao a tutti! Pronte a sudare? Vai, 12. Sei pronta? Visto che conosco già il tuo workout, sono molto occupata. Allora, sarà tempo libero, ma ci saranno anche delle staffette, ci saranno un po' di cose, delle sfide. Ma stiamo filmando! Nel frattempo l'outfit ce l'abbiamo. Esatto. Infatti, andiamo anche dietro. Fighissime. Super in palette. Ecco. Vai. Evento finito, io in realtà mi sono dovuta allontanare prima per andare a prendere la metro e devo dire che è stato molto bello, tornata a casa in tranquillità, vi racconto meglio tutto, però è stata veramente una bella giornata e soprattutto è stato bello vedere Lisa così emozionata. Ringraziatemi che mi sono sistemata un attimo prima di parlarvi perché ero distrutta, devastata, ma contentissima. Cioè è tutto il giorno che continua a frugarmi nella mente il pensiero: che bella giornata, wow, che bello, quanto sono grata di questa cosa. Sono proprio felice, felice, felice. Vi volevo far vedere quello che ci ha lasciato Lisa dei gadget del suo evento. Innanzitutto la magliettina. Poi abbiamo un sacchettino con, vabbè, il bigliettino con una mini dedica. Uno, le proteine cioccolato e burro d'arachidi. Questa barretta qui al caramello e al cioccolato. Infine anche questo che mi ispira tantissimo, che è il brownie. Poi anche questa borraccia qui. Grazie ancora Lisa per l'invito, è stato bellissimo, è stato tutto organizzato nei minimi dettagli e mi ha fatto super piacere anche vederla così felice di tutto quello che si è costruita. Ah, e poi mi sono dimenticata di dirvi un dettaglio che ha reso questa giornata già bellissima di suo ancora più bella, che tra le ragazze dell'evento alcune mi seguivano, quindi quando sono andata a presentarmi loro mi hanno detto: sì, io ti seguo su Instagram o su YouTube o su tutte e due. E sono state gentilissime perché mi hanno fatto un complimento, secondo me, tra i più belli che mi si possa fare, ovvero che sono la stessa persona che si vede sui social. Mi ha fatto davvero molto molto piacere perché è una cosa a cui tengo particolarmente, cioè non vorrei mai creare un personaggio che non mi rispecchia nella vita vera. Sto già finendo di editare il weekly e qui c'è la settimana programmata. Questa settimana pazzesca è giunta al termine, ma prima di salutarvi, come al solito, volevo rispondere a un paio di domande a cui non ho risposto nel solito box delle domande della domenica nelle stories di Instagram. La prima me la fa una mia fanpage che mi chiede perché hai deciso di essere una that girl, che è una domanda interessante, ma tutto si può riassumere, e sarò molto riassuntiva perché so che questo vlog è già venuto piuttosto lungo, nel perché voglio essere la migliore versione di me tutti i giorni. Voglio proprio migliorare
migliorarmi sempre di più e voglio rendere me stessa sempre più fiera. La seconda domanda è: quali sono le cose che hai fatto questa settimana di cui sei più soddisfatta? Al primo posto, proprio in cima, da patente ovviamente, perché era un affare in sospeso da fin troppo tempo. Due, l'evento di oggi, perché un paio di anni fa, ma anche un anno fa, non avrei mai avuto il coraggio di presentarmi a un evento con così tante persone conoscendone così poche, perché alla fine conoscevo solo le due ragazze che vi ho già presentato precedentemente, però ho conosciuto tantissima altra gente, quindi non c'era motivo di aver paura e è stata una bellissima occasione di socializzare. E tre, aver iniziato a studiare per gli esami. L'ultima domanda è di un'altra mia fanpage, oggi ho deciso di privilegiare un po' loro, ed è: se potessi rivivere un giorno da liceale, lo rifaresti? Appena ho letto questa domanda mi è subito venuta in mente la risposta: sì, il giorno dei meno 100 giorni alla maturità, perché noi non l'abbiamo fatto in presenza e quindi non abbiamo potuto fare quello che è di tradizione nella nostra zona, ovvero andare a scuola tutti in pigiama, quelli di quinta. Bene, questo video è finito, io spero davvero che vi sia piaciuto, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo video.